Buona giornata al notaio Giorgia Manzini. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un argomento che mette insieme il tema immobiliare con il turismo. Certo, infatti è uscita la normativa di attuazione dei cosiddetti condotel. Che cos'è un condotel? Lo dice già la parola, è un'unione fra un condominio e un hotel. Questa nuova figura, che ha lo scopo di diversificare l'offerta turistica, riducendo i costi degli investimenti e favorendo gli investimenti alla riqualificazione delle strutture alberghiere esistenti attraverso appunto interventi edilizi di singole unità residenziali da destinare poi alla vendita a terzi. Ecco, la normativa che ha introdotto questa figura è quella, la cosiddetta legge Sblocca Italia, la 164 del 2014, che però ha rinviato a questa normativa di attuazione che è uscita nel 2018 e proprio nel novembre è stato approvato dal Consiglio nazionale uno studio che ha chiarito bene il funzionamento di questo istituto, che prevede appunto l'accesso ai privati nell'acquisto di queste unità immobiliari che fanno parte di strutture recettizie ad uso vacanza, in alternativa alla seconda casa, perché la seconda casa ha dei costi di gestione fiscali rilevanti. Questa figura vuole un po' superare tutti questi problemi. Ma vediamo un po' come nasce negli immobili il vincolo alberghiero. Perché il vincolo... Quindi si tratta proprio di un vincolo. Certo, di un vincolo in strutture alberghiere già esistenti. Nel condotel questo vincolo viene parzialmente rimosso per singole unità residenziali che attuano una ricezione del turismo accessoria rispetto alle camere, e queste unità naturalmente non possono per legge superare la superficie del 40% del totale. Ma questo vincolo alberghiero comunque interessa moltissimi immobili in Italia, data la rilevanza del fenomeno. L'Italia sappiamo che è un paese turistico per eccellenza, per la bellezza paesaggistica, per la ricchezza artistico-culturale, attira turisti da tutto il mondo, anche la nostra zona. Dobbiamo riconoscere che comunque ha aspetti di interesse che adeguatamente valorizzati possono rappresentare un settore molto interessante. Quindi il legislatore è intervenuto più volte, a più riprese, dal lontano Regio Decreto del 1936, per definire questo vincolo turistico alberghiero che conforma il diritto di proprietà di questi immobili. E quindi la destinazione d'uso a residenza turistico alberghiera è così rilevante che se viene alterata mediante per esempio la vendita a terzi delle singole unità ai privati, comporta l'applicazione delle sanzioni derivanti da un reato molto importante che è la lottizzazione abusiva. Vedremo poi nel dettaglio di cosa si tratta. Quindi nella storia, partendo dal 1936, questo vincolo turistico alberghiero non poteva essere rimosso per volontà dei privati, ma solo attraverso una concessione della pubblica autorità che valutava appunto che la destinazione alberghiera non era più necessaria per le esigenze del movimento turistico nazionale. Poi c'è stata la guerra e dopo la guerra è intervenuta una normativa che ha comportato una differenza fra gli alberghi costruiti prima della guerra, che conservavano il vincolo, e quelli invece, prima di un determinato termine, quelli dopo questo termine, che invece erano liberi per facilitare la ricostruzione. È poi intervenuta la Corte Costituzionale nell'81, che ha sancito l'illegittimità per contrarietà al principio di uguaglianza di questa differenza fra alberghi con il vincolo e alberghi senza vincolo turistico alberghiero, ma ha sancito comunque la legittimità di questo vincolo perché riguarda appunto i programmi e i controlli per indirizzare l'attività economica, che è un principio costituzionale dell'articolo 41, e riguarda inoltre il limite alla proprietà per garantire la funzione sociale anche della proprietà privata, che è l'articolo 42 della Costituzione. Poi è intervenuto il codice del consumo nel 2006 e nel 2011 il codice del turismo. Questa è la normativa. Diciamo, questo è il quadro normativo, ma poi intanto ricordo ai telespettatori che se vogliono intervenire e fare domande al notaio anche su altri temi lo possono fare, i nostri numeri sono appunto a vostra disposizione, li trovate nella grafica. Ma quindi, insomma, come funziona questo vincolo e in cosa consiste oggi? Oggi questo vincolo appunto riguarda una molteplicità di immobili e soprattutto riguarda la tutela del consumatore e non più la tutela del turismo, e quindi riguarda i rapporti fra l'impresa
turistica e il consumatore. La circolazione di questi beni con il vincolo, con la destinazione urbanistica recettiva e il vincolo alberghiero, è rimessa invece alle regole edilizie ed urbanistiche che sono rimandate non più allo Stato ma ai comuni e alle regioni che li definiscono in occasione delle norme urbanistiche ed edilizie e dei piani regolatori. Il mutamento di questo vincolo di destinazione d'uso di alberghi o di attività recettive per questi immobili può avvenire o con opere edilizie per cui li trasformi e con un risanamento o un restauro in realtà alteri la caratteristica necessaria della unità di gestione, oppure senza opere e la cosiddetta lottizzazione cartolare o negoziale, cioè si vendono a terzi le singole unità e in modo che prevalga la destinazione residenziale rispetto a quella alberghiera, e si ricade nel reato di lottizzazione abusiva, che è un reato a consumazione alternativa, cioè anche se c'è un'autorizzazione, ma se questa destinazione urta contro le prescrizioni urbanistiche generali, si rientra nella fattispecie del reato. Quindi bisogna stare molto attenti. Le chiedo due cose. La prima è che quindi non si può usare come prima casa, immagino, e poi le chiedo anche come influisce questo vincolo sul fatto che si possa vendere o acquistare un immobile di questo tipo. Certo, domanda molto intelligente, perché nella nostra zona abbiamo avuto alcuni casi di speculazione edilizie con questa destinazione turistico-alberghiera all'interno dei campi da golf, perché sono realtà molto verdi, che hanno una rilevanza ambientale, il turismo golfistico comunque molto diffuso in tutto il mondo, e dunque si è pensato di realizzare attraverso una convenzione con il comune in un intervento edilizio da destinare ad RTA, cioè residenza turistico-alberghiera. Poi invece nella pratica in certi casi questa destinazione è stata alterata con la vendita a terzi, e chiariamo che l'RTA, la residenza turistica alberghiera, è una forma di multiproprietà alberghiera. La multiproprietà che cos'è? È un diritto reale ormai tipico e che prevede un godimento turnario nel tempo e nello spazio attraverso una gestione unitaria di un gestore, appunto, che si occupa di stabilire quale unità andrai ad occupare nel periodo prestabilito. Quindi prevede questa multiproprietà alberghiera, naturalmente l'utilizzo, il godimento di una camera o di dei servizi comuni dell'albergo, però in modo turnario e ad uso vacanza. Quindi uso non ci si può abitare come prima casa, insomma, per intenderci. La vendita a terzi come abitazione principale altera la struttura, urta contro le previsioni del piano regolatore, si ricade spesso in Italia, è successo, nel fattispecie della lottizzazione abusiva senza opere. Ma colpa anche chi acquista? Ecco, chi acquista nel nostro caso è stato salvato perché ha acquistato in buona fede, ha acquistato secondo la convenzione, che comunque prevedeva una cosa lievemente diversa, e ha acquistato a un prezzo di mercato. E dunque è stato salvato anche dal fallimento dell'impresa costruttrice e venditrice, che poi in seguito a queste vicende ha dovuto interrompere l'attività, e quindi nel caso, insomma, di Reggio. Nel caso di Reggio, che non è unico in Italia. Ora è intervenuta questa normativa sul Condotel per facilitare, per sottrarre a questo meccanismo la vendita a terzi delle singole unità abitative. Però attenzione, a determinate condizioni, sicuramente non per farne un'abitazione principale o una residenza prima casa. Quindi insomma questi sono anche i vincoli nella commercializzazione naturalmente dell'immobile. Certo, l'acquirente deve essere ben consapevole, qui è il compito del notaio fondamentale, sia nella multiproprietà alberghiera che nel Condi Hotel che nell'RTA, la residenza turistico alberghiera. È fondamentale il compito del notaio nel definire le clausole, nel rendere l'acquirente consapevole di cosa sta acquistando. Sta acquistando un'unità in un complesso che sicuramente ha gli aspetti del condominio. Il condominio si forma quando coesistono singole unità di uso esclusivo con parti comuni. Quindi in occasione della vendita, anche nel Condi Hotel, la prima vendita comporta già la nascita del condominio. Però ci sono i vincoli della destinazione ad uso turistico recettivo, e quindi potranno essere configurati con varie figure contrattuali, il mandato, l'associazione in partecipazione, la locazione alberghiera. Comunque tu acquirente acquisti e poi la gestione viene affidata normalmente a questo gestore unitario. Quando non occupi tu l'unità, allora sì
che dovrà essere destinata al pubblico indifferenziato, perché la caratteristica di queste figure, di queste residenze turistico-alberghiere e di queste condotel è proprio l'offerta al pubblico indifferenziato dell'intera struttura. Notaio un messaggio, un telespettatore che chiede se compare in visura catastale questo vincolo, cioè compare da qualche parte. Il vincolo turistico alberghiero compare negli strumenti urbanistici, quindi è l'aspetto urbanistico che il notaio valuta sempre molto bene. Sono convenzioni o atti unilaterali d'obbligo con il comune che sono sicuramente trascritti, quindi si trovano, sono conoscibili ai terzi, non, e quindi il terzo acquirente non può dire di non avere conosciuto la normativa. È sicuramente un aspetto molto importante, ma il notaio, qualunque notaio, ha l'obbligo di verificare tutta questa situazione e di comunicarla all'acquirente. Quindi i condotel, appunto, come funzionano? I condotel sono figure molto interessanti, la legge li definisce proprio esercizi alberghieri aperti al pubblico a gestione unitaria, e qui siamo nella normale multiproprietà, composte da una o più unità immobiliari nello stesso comune. Questo è un requisito, appunto, che le unità si trovino nello stesso comune, non facciano parte dello stesso fabbricato. Ci possono, sì, a volte sono anche fabbricati separati. Esatto. E che forniscano alloggio, servizi e eventualmente vitto in camere destinate alla recettività. Queste sono le camere, e queste possono essere o di proprietà del proprietario dell'albergo, oppure possono essere anche cedute in multiproprietà alberghiera, perché sono due figure che possono coesistere. Questa è la recettività diretta. Poi c'è una recettività accessoria nuova che è in forma integrata e complementare. Possono essere previste unità abitative a destinazione residenziale dotate di servizio autonomo di cucina la cui superficie non superi il 40% della superficie totale. E queste unità quindi sono destinate alla vendita per obbligo, alla vendita a terzi, e comportano la ristrutturazione, quindi l'intervento edilizio sull'albergo per rendere queste unità abitative dotate di autonoma cucina con tutte le caratteristiche previste, compresa l'agibilità. Queste singole unità devono essere vendute a terzi, e la vendita comporta la nascita di un condominio. Ci sono quindi delle parti comuni che andranno disciplinate. Però tu acquisti un immobile ad uso residenziale, ma sia ben chiaro, in una struttura recettiva anche qui. Il condotel quindi tu non potrai utilizzarlo come abitazione principale, perché ne alteri il vincolo, certo, recettivo. E le caratteristiche sono previste dalla legge, e sono appunto che alla fine dell'intervento di ristrutturazione per realizzare un condotel, proprio per incentivare l'investimento dei privati dentro le strutture alberghiere. E queste strutture alberghiere esistenti possono quindi ristrutturarsi e far partecipare all'investimento anche il privato cittadino. Notaio, c'è una telefonata da casa. Buongiorno, l'ascoltiamo. Sì, per me? Sì. Ah, buongiorno. Buongiorno. Notaio lì, che per me è una signora che guardi. Le chiedevo una cosa. Mio marito è intestatario di due appartamenti. Uno dove abitiamo e quell'altro ce l'ha lasciato sua madre. E ce n'è uno qui vicino alla porta che andrebbe comprato. Lui non potrebbe intestarlo a me, che ho lavorato una vita, che non c'ho niente, che nessuna qualità, in più c'è una figlia a carico invalida come testa. Quindi, bene, ecco, non potrebbe intestarlo a me invece di pagare tante tasse, che io non c'ho niente, praticamente niente. Quindi ho lavorato 50 anni, 52, siamo sposati, quindi è un bel po', eh. Grazie signora, come fare? Complimenti. Allora, lei come moglie, signora, ha tutti i diritti del coniuge, che sono molto forti anche sui beni del marito, perché lei ha diritto al diritto di abitazione e di uso dei mobili comunque sia sulla residenza coniugale in caso di premorte del marito, e ha diritto anche erede legittimaria di suo marito insieme alla figlia, naturalmente, quindi è una quota che nessuno... Quindi la signora ha dei diritti al di là che abbia intestato, esatto, più o meno un immobile. Esatto, il fatto di acquistare un appartamento di fianco è sicuramente vantaggioso se è intestato a un soggetto che abbia i requisiti prima casa. Se lei non ha niente,
Sicuramente è una buona idea, però attenzione che la legge ci dà un'alternativa, e cioè se noi lo acquistiamo, è un'unità contigua, è di fianco alla nostra prima casa, abitazione principale, e ci impegniamo verso l'Agenzia delle Entrate a compiere, non c'è un termine di legge, una fusione catastale e a realizzare un'unica unità abitativa che alla fine del tutto non abbia i requisiti dell'abitazione di lusso, allora la potrebbe acquistare anche l'intestatario della prima casa, nel caso suo marito, e fare un'unica unità. Però se l'intenzione non è quella di rendere l'unità una cosa sola, allora sicuramente è giusto, opportuno e conveniente che questa nuova abitazione venga intestata a lei, che può ancora godere delle agevolazioni fiscali prima casa. Questa è la risposta alla signora. Invece, notaio, dobbiamo praticamente chiudere, però in un minuto le chiedo ai cittadini che interesse hanno eventualmente ad acquistare un'unità in questi condotel. Hanno l'interesse di avere un luogo a meno in cui trascorrere le vacanze, di avere questo diritto che prevale su quello dato al pubblico per andare ad occupare questa abitazione nei periodi prestabiliti, e ricordando però sempre che stanno acquistando qualcosa che in buona sostanza è qualcosa di simile, è un diritto di proprietà sulla singola unità abitativa, ma deve prevedere necessariamente un godimento turnario, quindi non è proprio come la multiproprietà, ma insomma nel tuo letto ci dormono anche altri turisti, nel senso che questa gestione unitaria dei servizi deve prevedere la messa a disposizione del pubblico dell'intera struttura, e quindi questa struttura è rivolta alla ricettività del turismo. Tu hai un diritto prioritario di andare a occupare il tuo immobile che hai acquistato nei periodi prestabiliti, però non è come acquistare una seconda casa libera, autonoma, in cui puoi eventualmente trasferire la residenza, in cui puoi andare a vivere. Allora, notaio, è arrivato anche un messaggio, ma rispondiamo poi in privato al telespettatore perché non c'è più tempo. Comunque il telespettatore tra poco avrà la risposta per iscritto dal notaio. Grazie notaio per essere stata con noi. Grazie a tutti, buongiorno, buona giornata.